Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link e bentornati in questo nuovo episodio di Bakugan, campione di Vestroia. Abbiamo scoperto che la causa dei terremoti è una trivella gigante che sta scavando nel terreno perché sì, non è che c'è una vera spiegazione, e dobbiamo mettere a punto un piano per poter fermare tutto quello che sta accadendo. Quindi dobbiamo tornare alla base ed elaborare una strategia. Eccoci qua, allora. È stato molto strano perché un ragazzino dovrebbe trovarsi in un cantiere con un Bakugan. Sì, c'era anche un ragazzino, riccone ovviamente, e l'abbiamo sconfitto con facilità nonostante il duello fosse piuttosto lungo. È molto strano. I terremoti erano già abbastanza strani, ma il ragazzino e la trivella hanno peggiorato la situazione. Era quello il problema dei terremoti. Sapeva davvero combattere, non è stato un combattimento semplice. Se è un combattente di San Barbaras, Larry di sicuro saprà dove possiamo trovarlo. Cerchiamo Larry. Ma non potevamo andare direttamente da Larry e fare questo dialogo magari una volta lì? Dovrebbe essere qui, in teoria, stando a quello che dice la mappa. Questo è Jerry. Da quanto ha detto Larry ha combattuto benissimo al torneo. A proposito, l'hai visto da queste parti? Purtroppo no, ma buona fortuna con la ricerca. Ispezione ai luoghi abituali. Ma ci hanno già detto che era. Ma aspetta, c'è qualcosa qui? Ah, House Howler. Ok. Ah, no, ecco Larry! Ehi, come vanno le indagini sul terremoto? Abbiamo trovato l'epicentro. È proprio accanto a una trivella gigante e un ragazzo con un Bakugan. Aspetta, cosa? L'avete davvero trovato? E chi era il ragazzo? Beh, non l'abbiamo riconosciuto. Per questo siamo venuti a chiedere il tuo aiuto. A vedere dove trovare un ragazzo con un Bakugan così potente? Quanto? Beh, sta per iniziare un campionato di Bakugan a San Barbaras. Scommetto che lì potremo trovare informazioni utili. Potremmo perfino trovare quel ragazzo. I round preliminari cominceranno presto a Zydeco Beach. Il mio amico Kyle è maestro combattente. Dovrebbe essere in grado di aiutarvi. Grazie per la dritta, Larry. Ci andiamo subito. Andiamo a Zydeco Beach. Oh, attenzione, c'è una signorina qui. Lena, sono appena arrivata qui per una conferenza, ma la compagnia aerea sostiene che il mio bagaglio sia caduto dall'aereo e sia finito nell'oceano. Mi servono gli appunti per il mio convegno sull'attrezzatura Baku. Puoi trovare la mia valigia? Mappa che ne so, signorina. Io sono appena arrivato e lei già mi dà una quest. Probabilmente sarà vicino al mare. Mi piacciono le tartarughe, va bene. Oh, c'è una valigia, eccola va. Allora, ho trovato questa valigia sulla riva. È piena di appunti noiosi. Puoi tenerla. Ok, grazie. Ah, però questo qui ci fa iscrivere al torneo. Ah, va bene. Ok, però devo recuperare tipo dei volantini. I moduli di iscrizione, ecco. Allora, questa che ci dà come ricompensa? Acquo sagro. Insomma, questo già ce l'abbiamo. A quanto pare gli appunti dovrebbero trovarsi, tipo qui, i moduli per l'iscrizione. Molto strano, ma chi se ne frega a un certo punto. L'importante è trovarli. Ah, ecco perché non potevo prenderli. Ma prima era entrato qui dentro e non potevo prendere questo oggetto qui. Anche se ci premevo non mi diceva nulla. Guarda un po'. Però uno stand di hot dog così lasciato incustodito. E non controlla nessuno, sai, no? Uno, prende, sgraffigna e porta via. Ad ogni modo, moduli recuperati, dovrei fare tipo una missione extra. Trova i tre gemelli della signora nel centro città. Ah, quella è un'altra cosa. Va bene. Sì, ecco qua. Pronti? Ecco i moduli, e vai! Possiamo iscriverci allora, Kyle? Il torneo dovrebbe iniziare tra poco, ma ho una gran fame. Ti spiacerebbe portarmi qualcosa da mangiare? In cambio non ti farò pagare l'iscrizione. Ah, era prevista una tassa? Per fortuna che ti segni a dove andare. Almeno puoi fare una cosa un pochino più veloce. Fish and chips a pranzo. Wow. Kyle, abbiamo portato il tuo pranzo. Ora posso iscrivermi? Alcuni dei partecipanti sono amici, quindi potresti dover affrontare diversi round consecutivi. Divertiti! Procedimento di energia, corrente, corrente. Ma finito? Bene. Trova i partecipanti e sfidali. Ah, ok. Quindi, cioè, così a caso proprio. Dov'è che si trova il primo? Non è qui? Ah, sì, proprio qua giù. E lei? Ah, è lei, sì.
Siamo pronti allora, dai, direi che questa combinazione va bene. Allora, raccogliamo. Ma già cambia. Sì, ma buona. Ok. Ne stiamo raccogliendo un po' di energia. Sono carico, attacco. È debole poi. Complimenti. Non so cosa sta succedendo, ma è un continuo. Sono sempre super carico. Non lo so perché, ma va benissimo, va benissimo. Wow. 4x4, quasi 160 punti l'ho tolto, raga. Io ca cambio anch'io, cambio. E tanto non posso fare nulla con lui. Devo aspettare che si ricaricano gli attacchi. Intanto vado con lui, no? Così mandiamo lui a fare un po' di casino. Casino. B-Power e Dominio, non c'è problema. Ah, questo non si carica velocemente. Però se riesco a caricarlo per intero, possiamo fare un attacco di squadra e distruggerle un Bakugan. Con un attacco solo. Ah, ora ho capito perché. Non me ne ero accorto, ma ora l'ho visto e perché. Ora lo carico tutto. Ah, già è carico, bene. No, pensavo che fosse perché ci sono dei core per terra che danno più energia. E vediamo se è come penso. Perché se è come penso, allora sono carico un'altra volta. Questo pare bello tosto, no? Bello tronfio proprio. Ah, stordimento. Sì. Però non posso fare nulla. Era stordito, non potevo fare niente. E con questo dovrei finirlo? Ce la facciamo? Buono, buono. Ma piuttosto facile, dai. A parte che mi ha fatto fuori Pyrus. Mi ha fatto fuori Dragonoid, però vabbè. Vediamo un po', Bcoin, Bakumorso. Ah, devo metterlo Bakumorso a quelli che possono impararlo. Il prossimo è sul porto. C'era una bambina che voleva combattere, ma io veramente devo andare qui al molo a fare un altro incontro, se non ti spiace. Anche perché sono segnati, ma non me li metti col punto esclamativo o con i tre puntini, quindi combattiamo. Ovviamente ora sto usando questi Bakugan, ma ne userò anche altri per non essere troppo ripetitivo. Aspettiamo che si carichino gli attacchi. Purtroppo bisogna aspettare. Ah, la barriera Pyrus. Oh, snap, 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 snap. Però penetrazione. Ah, preciso, va. Tutto bene. E anche questa è fatta, raga. Wow. Un pochino più dura, ma tutto sommato. Mettiamo Cyrus, va. Mi piace come Bakugan. Ok, però Barbetra sempre primo in squadra perché sì. Vediamo però, qui mi sembra che abbiamo due combattimenti poi. Questi due, vero? Combattono in coppia, cioè in coppia, uno dopo l'altro. Sono Alana e questa è mia sorella Acquata. Siamo nel torneo, ora combattiamo. Ok. Già cambia. Oh, bello! Quella è l'evoluzione, vero? Va bene, però tesoro, cambia un po' di meno, eh. Già mi stai andando sui nervi. Dai, su, 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 dai, 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 dai. Dai, oh, finalmente. Perfetto, perfetto. Rieccoci, dai. Sempre lei attacca. Eccolo pronto, dai. Va bene, sì, corrente, B-Power più, sì, l'hai già fatto. È una cosa ripetitiva. Pronti. Vai, 205, sconfitto. Come no? Ah, perché stava di... Non era 183 prima? Che cavolo, ho letto allora. Però questo dovrebbe bastare, vero? Ah, di poco. Di poco. Allora cambiamo, cambiamo. Vai, eccolo, Cyrus.
Abbiamo Baku Morso, eccolo qua. Non Hyper, perché Hyper non ho ancora abbastanza abilità per usarlo. Quindi non funzionerà. Dice, me lo fa mettere, ma dice non funzionerà. Peccato. Ah, ok, carica. Allora, via. Siamo un po' luci di Gaia. Mi carico e poi cambiamo Bakugan. Ecco l'effetto laser. Ah, quasi distrutto. Bene, bene. Col prossimo, allora, col prossimo. Bene, eccolo. Bruciatura Pyrus. Basterà? No. Ma sempre di poco. Palla di fuoco. Ce la facciamo a mandarne giù uno almeno? Oh, grazie al cielo. Oh, però cambiando, questo se ne va e gli rimane, le rimane solo. Solo, chi era l'altro? Il cavalluccio marino. Bene. Io aspetto e premo A per la vittoria. Signori, vinto anche questo combattimento. Però mi sa che la sorella vuole vendetta. Salgo tutti quanti di livello, così deve essere. Oh cavolo, sei troppo forte! Urlo di Darkus, interessante! Aspetta, fammelo un po' provare. Danno perforante a sacrificio attivo. Salute sacrificata 32, pochissimo. Al posto di questo, sì? No, al posto di qui. Ah, poi mi fa vedere anche a chi sono più forte. Ok. Piccoletta, manchi solo tu. Ok, combattete in coppia, però diamoci una mossa. Poi dovrei anche acquistare dei potenziamenti per i miei Bakugan, oltre che per il combattente. O meglio, prima per il combattente e poi per i Bakugan. E bisogna aspettare, raga. Qua è un gioco di pazienza oggi. Non posso cambiare. Proviamo subitissimo Urlo Darkus, vediamo un po'. Buono. Attacco di squadra, va bene uguale, va bene uguale. Vai. Vai così, vai così, vai così. Dai, pronto anche l'altro attacco. Bene. Esplosione nuova. Forse non la mando KO. No, ma ci manca poco. Come siamo sopra? Ok, manca ancora un po' per caricare sopra. Eccolo. È andato anche un altro Bakugan. Ragazzi, l'ultimo Bakugan di questa avversaria ci separa dalla fine del torneo. Torneo, insomma, un po' atipico, un po' facile. Ok, aspetto che si carichi in questo momento. Eccolo qua, palla di fuoco. Bene. Che abilità combattente posso comprare? Perché è ora che inizio a usarne una. Non posso più andare senza, è da matti. Torna da Kyle con i tuoi risultati. Va bene. Ma abbiamo dei negozi. Uno sta qui. Oddio, questo qui potrebbe essere interessante, eh? Vai. Combattente. Fretta eccessiva. A posto. Super saturata l'immagine, ma. Va bene, ragazzi. Per questo video è tutto. Nel prossimo andremo finalmente a parlare con Kyle per dirgli che abbiamo vinto con molta facilità il torneo. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!